ma aveva un altro scopo. Aveva lo scopo, e lo vedremo fra un attimo, di attraversare la Sicilia e prendere Palermo alle spalle, come non si aspettavano mai questi rivoluzionari. Ma non fu facile, non fu facile perché le varie città, come abbiamo detto, erano tutte occupate e quindi il 1° aprile si combatte ad Alì, il 2 aprile ci si accosta a Taormina. Taormina, per la sua posizione, era molto pericolosa perché bloccava la strada di passaggio per Catania e con un'artiglieria poteva bloccare a tempo indeterminato l'esercito regio che avanzava. E allora che cosa aveva previsto il grande stratega Filangieri? Filangieri aveva previsto, quello che ho fatto un po' stamattina io, che sono andato a Punta del Faro, poi c'era molto traffico, ho preso la via, come si chiama, la panoramica di Messina, e sono arrivato più presto avanti. Non c'è la panoramica da Messina a Taormina, c'è la strada costiera, oggi c'è anche l'autostrada, vabbè. Ma che cosa venne in mente a Filangieri? Di evitare appunto di passare per la strada in cui si aspettavano che passassero e di andare per le colline, per le montagne. Mandò parecchie distaccamenti di truppe attraverso le montagne per aggirare le eventuali postazioni di difesa dei rivoluzionari. E quindi diverse pattuglie furono mandate in avanscoperta. E capitò il 2 aprile, una cosa molto interessante che voglio ricordare a chi non lo sapesse, che un drappello di una dozzina di soldati reggi al comando di un certo tenente Bellucci si trova improvvisamente sopra Taormina e vide tutti gli artiglieri pronti che aspettavano Filangieri che spuntasse dalla strada maestra. Si guardò in faccia ai suoi, disse: gli artiglieri non sono più di 20 questi qua, perché si aspettano un attacco dalla strada. Se noi dipendiamo improvvisamente con un colpo di mano, loro penseranno di essere accerchiati dai reggi e probabilmente riusciremo a fare qualcosa. Ma venne così la forza istintivamente che si lanciarono all'attacco a grida di vivo re e attaccarono le postazioni che stavano a Taormina. Questi si spaventarono molto, sicuri che arrivassero chissà quanti altri borbonici, e scapparono praticamente lasciando Taormina libera e fecero le segnalazioni. E l'esercito passò, andò molto diversamente a Catania, soltanto en passant, anche perché ci sono due amici catanesi. Il 6 arrivano a Catania, ma a Catania c'è una fortissima concentrazione di truppe rivoluzionarie. Ci sono due colonne, una di Pronio, il generale Pronio, che attacca frontalmente la città, e un'altra del generale Nunziante, che invece gira al largo della città e convece al parco Gioeni, dove si incomincia a far arretrare i rivoluzionari, i quali poi a ogni casa che incontrano si barricano nella casa e sparano contro i soldati. E fanno anche degli attacchi a sorpresa, sono i corsi soprattutto che sono a Catania con dei pugnali speciali e improvvisamente uscivano alle spalle dei soldati reggi, li colpivano e se ne andavano. È una lotta terribile, casa per casa a Catania, che è fatta con una ferocia e un sangue sparso in maniera veramente esagerata. Tanto è vero che gli animi sono così esasperati e che soltanto a notte tarda, quando si arriva nella piazza principale, si può dire che è stata vinta la battaglia di Catania, che mentre i comandanti, quelli, i traditori, si imbarcavano sulle navi stranieri che erano sempre pronte a salvarli, e questo è un altro fatto da considerare inammissibile, ecco perché il 48 è l'anteprima del 60, com'è possibile che la flotta delle Sicilie che stava al largo non avesse il coraggio di fermare dei battelli inglesi o francesi che salvavano i traditori? In qualunque stato del mondo sarebbe intervenuta la Marina Nazionale a fermare questi qua. Qui invece non si diceva niente, si salvarono sulle navi e se ne andarono. E finì la rivoluzione. Gli animi erano così esasperati che voglio ricordare a qualcuno che dice: ma dici solo le cose belle che successero? No, successero anche cose brutte. E i nostri soldati presero i prigionieri e spesso li passarono per le armi alla fine, perché erano stati veramente esasperati dalla resistenza terribile che avevano avuto e dai caduti che c'erano stati per liberare la città. Quindi
tanto per correre velocemente, come non si aspetta Maruseschi, verso Caltanissetta e poi verso Castro Giovanni avanza l'esercito delle due Sicilie, non dopo aver mandato dei proclami e degli ultimatum a Palermo, ma a Palermo, mentre la popolazione, come era stato già a Messina nel 48 quando era sbarcato Filangieri, gli abitanti se ne erano usciti fuori, avevano capito che stava succedendo, e questo va a smentire pure il fatto del re bomba e di aver sparato contro i cittadini di Messina. I cittadini di Messina erano lontani dalla fortezza, molti se ne andarono a Punta Faro o nelle campagne all'interno, era la lotta contro questi famosi Black Bloc, nient'altro che questo. E allora a Palermo, mentre i cittadini si uniscono in comitati spontanei e dicono che bisogna farla finita, ormai solo Palermo è rimasta a difendere la cosiddetta indipendenza siciliana, ancora una volta i rivoluzionari stranieri vogliono combattere, e fra Mezzagno e Gibil Rossa c'è un'altra battaglia notevole contro i Reggi, che ovviamente vincono, ma hanno perdite importanti e infliggono perdite importanti ai rivoluzionari. Siamo ormai alla metà di maggio quando avviene tutto questo, ed è molto bello perché mentre Ruggero VII e gli altri scappano sulle navi inglesi e se ne vanno ancora, i cittadini di Palermo finalmente, senza più questa pressione terribile dei rivoluzionari, inalbano le bandiere gigliate e mettono un manifesto molto bello che dicono che i soldati che verranno domani qua non sono conquistatori di Palermo, sono i nostri soldati nazionali che ci vengono finalmente a liberare. È un manifesto molto importante che misero spontaneamente i palermitani e che bisogna ricordare. E per ironia o anche per soavità della sorte, il 15 maggio 1849, giusto un anno dopo la liberazione di Napoli, viene liberata anche Palermo. E finisce questo momento oscuro, molto oscuro, della rivoluzione siciliana. Adesso 10 minuti, 5 minuti soltanto per parlare, come mi hanno chiesto, degli ultimi giorni della cittadella di Messina nel 1861. Sappiamo che già a marzo del 1861 c'è stata la caduta di Gaeta e ufficialmente il Regno della Sicilia non è che è cassato, ma è spostato in esilio a Roma, perché il re va con il suo governo a Roma. E sappiamo ancora che esistono due fortezze, teoricamente, oltre a Messina, Civitella del Tronto. Erano così entusiasti, così convinti di non voler arrendersi ai piemontesi, che resistevano ancora. Il generale Fergola, sappiamo, comandava quella di Messina, e il giorno successivo alla resa di Gaeta, il 14 febbraio, il generale piemontese Menabrea, che aveva sostituito i garibaldini ovviamente intorno alla cittadella, comunica ufficialmente a Fergola che è il momento di arrendersi, perché il re ha lasciato Gaeta e bisogna anche liberare la cittadella in maniera indolore. Alla cittadella, oltre alla grande animosità contro il nemico che esisteva fra i difensori, i quali, detto per inciso, e chiedo bene a chi questa cosa le sa benissimo, i 5.000 soldati che stavano con Fergola avevano con sé le famiglie, e quindi era un fatto molto grave, non soltanto per il pericolo, ma anche per l'alimentazione, per la resistenza a oltranza, era un fatto molto delicato questo fatto qui. Ma nonostante ciò, gli ufficiali che addirittura pagavano in loro tasca il soldo ai soldati giornalmente, perché non c'erano più collegamenti con l'esterno e si vendevano le poche cose che c'erano, i soldati sono contrari ad arrendersi, anche perché c'è stato nei giorni precedenti l'arrivo di un colonnello da Gaeta, Guillaumat, colonnello di artiglieria, quindi molto bravo, che come viene qui a Messina incomincia a galvanizzare e a riorganizzare le vetuste batterie della fortezza. Si dice che andasse a rigare anche dei cannoni e aveva messo tutto in lavorazione con i mezzi che avevano, pochi, la cittadella per farla resistere a lungo. Era stato un aumento di interesse e di passione per i difensori, i quali rifiutano recisamente la proposta di Menabrea.
e quindi viene poi marzo. Viene poi marzo e dopo che aveva risolto tutti i suoi problemi il macellaio Cialdini viene spostato dal continente proprio a Messina. Messina è un Cialdini è un guerrafondaio, un assassino, uno che aveva anche massacrato gente nella guerra di Spagna, quindi è un personaggio losco a tutti i livelli e lo dimostrerà nella guerra del brigantaggio in maniera ampia e documentata. E venne qui e incominciò ad arrabbiarsi per la resistenza della fortezza. Disse che loro non erano più soldati del re Francesco, che non c'era più, ma erano soltanto dei banditi che si opponevano al legittimo governo. Legittimo governo che non aveva nemmeno una nazione, perché l'Italia non era ancora nata. Guardate, questa è una cosa importante, ve la voglio dire proprio fra parentesi, dopo la resa di Messina vanno a dire che l'Italia è stata fatta, perché era proprio quello che mancava, perché Messina era di importanza eccezionale anche a livello di opinione internazionale e diplomatica internazionale. Loro sapevano che Messina esisteva e come se il regno fosse ancora in gioco. Questo significava per tutti quanti, compreso Cialdini, ecco perché venne lui e si adirò moltissimo che non era stato ancora fatto, dopo potevano farlo. Ma allora non importava in quel momento il Papa, non importava il Lombardo, il Veneto, importava, le due Sicilie importavano, perché la cosiddetta unificazione italiana fu fatta per distruggere le due Sicilie. E Messina era l'ultima spia accesa delle due Sicilie, molto più di Civitella. Ecco perché l'unità d'Italia viene dopo la resa di Messina. Allora Cialdini minacciò di morte tutti i difensori della cittadella. Se non avessero alzato la bandiera bianca, minacciò di morte tutti quanti, le avrebbero passate per le armi. E addirittura fece qualcosa pure di peggio, come il mio amico, purtroppo, amico Franz, sappiamo la sua grandezza, me ne teneva un altro amico grande a Palermo, Pippo Chanot, il quale purtroppo pure mi è scomparso. E Pippo Chanot nel suo libro mette in evidenza una cosa importante. Cialdini organizza l'assassinio di Ferro. Manda due sicari, ha trovato dei documenti lui per dire questo, manda due sicari nella fortezza, ovviamente sono persone che sembrano borboniche, vengono scoperti, vengono catturati, ma lui cerca di eliminare Fercolo. Quindi questa è la lealtà dei piemontesi, ma su questo siamo tanto d'accordo che è inutile insistere. L'8 marzo, ormai la resistenza diventa veramente insopportabile e anche l'attesa snervante. E allora che cosa succede nella cittadella? Una cosa molto toccante, che sappiamo tutti, ma diciamo un'altra volta. Improvvisamente si sente l'inno di Paisiello che esce dalla fortezza e in maniera veramente spregiativa, in maniera veramente virtuale purtroppo, tutti i cannoni della fortezza sparano contro il nemico. E ben pochi riescono a colpire qualcosa per le distanze e per le batterie migliori che avevano i piemontesi. È una dimostrazione di odio verso il nemico, di io ti sparo contro e vorrei avere i tuoi cannoni per fartene scappare fino nella Valpadana. E invece non fu così, perché alle risposte dei piemontesi molti cannoni furono tacitati e perché per 4 giorni si continuò questo impari duello, il quale metteva a repentaglio, abbiamo detto, civili e militari, perché le polveriere che erano piene, perché era successa un'altra cosa strana. A Siracusa e Augusto si erano arrese le fortezze prima di Messina e avevano portato tutti i proiettili qui. C'erano più proiettili che potessero usare i proiettili e quindi c'erano delle sante barbare enormi e i proiettili precisi dei piemontesi che arrivavano sfiorarono diverse volte le polveriere. I soldati furono bravi a spegnere gli incendi, ma fino a quando potevano farlo? E allora, come sappiamo, dopo 4 giorni eroici e anche molto significativi per lo spirito patriottico di questi soldati, Fergola si arrende. E purtroppo Cialdini vorrebbe mettere in pratica quello che abbiamo detto prima. Mette agli arresti tutti, ufficiali e soldati, e incomincia a urlare che li farà fucilare tutti.
Per fortuna il nostro rating ha ancora un certo carisma sulla diplomazia internazionale, intervengono vari segretari di Stato e obbligano il macellaio Cialdini a mettersi una nave, i difensori di Messina, che partono per Civitavecchia, quindi partono per il re. E anche la fortezza di Messina si arrende, come ha detto l'Italia, finalmente la loro Italia può essere fatta nel sangue e nella illegalità più grande. Voglio dire soltanto per qualcuno che, a cui piace sentirlo, che quando si fa l'Italia il 17 marzo, e noi lo ricorderemo a Napoli in maniera degna, fra qualche giorno, il Parlamento di Torino dichiara l'Unità d'Italia, fa la sua 8ª seduta, mentre la 7ª era il Parlamento sabaudo, piemontese. Non so che cosa si vede. Io come commercialista, se una società cambia nome, si fa una trasformazione e si piglia il titolo dei soldi della società precedente, si dice la società X aveva fatto la seduta 40, la società AB nuova fa la seduta 41, è assurdo. Invece, ammesso che accade, che cosa significa? Non che volevano risparmiare il libro, ma che è la stessa società, ecco qua. E il Regno di Piemonte è diventato conquistatore d'Italia. E dice, ma una cosa di questo serve, basta per dire questo? No, è Vittorio Emanuele che diventa sempre secondo. E abbiamo detto che Ferdinando, quando diventa re delle due Sicilie, non è più quarto a Napoli e terzo in Sicilia, è primo delle due Sicilie. Era un fatto normale per i re. E allora che vuol dire che era secondo? Che era sempre il re di Piemonte. Ma non basta, ancora. Il governo Cavour, avevano fatto 3 governi Cavour e lui è il 4º governo Cavour, ma che ne vuole di più? Sono delle cose formali che sostanzialmente vuol dire che l'Italia non è che si è formata allora, il Piemonte ha cambiato apparentemente nome e quindi non ha preso dei fratelli liberati, ma ha preso degli schiavi da sfruttare da 162 anni fino ad oggi. Voglio rispondere alla fine alla domanda del convegno, dopo un grande passato, quale il futuro? Il grande passato sappiamo che c'è, però è questo fatto che sappiamo che c'è già è un limite. Noi dobbiamo veramente saperlo che c'è. Io non per vantarmi, ma queste cose me le studio e ristudio da 30 e più anni e ho il gusto di farlo e scopro cose nuove. Soprattutto con la meditazione scopro cose nuove. E allora, secondo me, questo grande passato che c'è ci deve armare per il futuro. Armare culturalmente e non culturalmente per il futuro. Perché noi abbiamo speranze per il futuro, abbiamo progetti per il futuro, ma non abbiamo una strategia per il futuro. Perché non abbiamo una forza dentro che ce la fa nascere. Questa forza dentro ha un solo nome, è la nostra storia dimenticata. Grazie dell'attenzione.